Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo terzo episodio del format Ciao Albertone, rubrica settimanale dove analizzo i più grandi film di Alberto Sordi nell'anno del suo centenario della nascita. Dopo Il Vigile, dopo Il Vedovo, oggi ci spostiamo nel tempo perché parliamo di un film del 1972 con la regia del maestro Luigi Comencini, e cioè Lo Scopone Scientifico. Allora ragazzi, prima di insomma andare incontro a questo film, vi ricordo che è stato trasmesso su Rai 1 proprio il film Permette Alberto Sordi, con la regia di Luca Manfredi, dedicato a 30 anni di vita di Albertone Sordi, interpretato magistralmente secondo me da Edoardo Pesce. L'avete visto? Vi è piaciuto? Se sì, andate a recuperarvi la mia recensione, che tra l'altro adesso vi faccio apparire anche qua sopra. Beccatevela, cliccateci, andate a vedere dopo aver visto questo video la mia recensione e fatemi sapere la vostra, perché sono molto curioso. Anzi, spero che la proiezione di questo film in TV vi inviti ancora di più a seguire questo mio format che non sta decollando. Boh, mi spiace perché insomma Alberto Sordi sarebbe da ricordare, però io continuo. E quindi ci spostiamo ad un film degli anni 70, un capolavoro immane della commedia all'italiano, della commedia all'italiana, tra l'altro è conservato proprio nella lista dei 100 migliori film italiani da salvare, pensate un po' voi. Luigi Comencini è un maestro, non importa che ve lo dica io, e dirige un Alberto Sordi in un ruolo straordinario. Qua Alberto Sordi interpreta Peppino. Peppino è un poveraccio che cerca di mantenere la famiglia con i lavori, insomma, più disparati: ripulisce le cantine, compra le cose e le rivende, insomma, va in giro con il suo furgoncino malandato e cerca ovviamente di mantenere la moglie Antonia, interpretata da una mitica Silvana Mangano, e poi cerca di mantenere i suoi 5 figli. Ogni anno a Roma arriva la star, arriva questa signora anziana statunitense ricchissima con un patrimonio veramente inestimabile, che si ferma per le vacanze a Roma in questa villa lussuosa. Ormai da 8 anni questa signora, una volta che arriva a Roma, chiama i nostri protagonisti, cioè Peppino e Antonia, per giocare a carte, perché 8 anni prima la signora anziana ricca chiese alla servitù: voi conoscete qualcuno qua a Roma abile nel giocare a carte, nel giocare allo scopone scientifico? Cercatelo, insomma, e mandatelo qua. E quindi già da 8 anni era nata questa relazione fra questi due poveracci e questa signora ricchissima, e da 8 anni puntualmente i nostri protagonisti perdevano tutti i soldi. Però alla fine non era una perdita più di tanto, insomma, dolorosa, perché alla fine, siccome loro erano poveracci, era sempre la signora ricca a prestare ad essi 1 milione, quindi alla fine ci rimetteva solo la signora, capirete. Però ogni anno l'intento dei nostri protagonisti è quello di ripulirle, insomma, tutta la casa, di veramente portarle via tutti i soldi, e quindi di poter andare incontro ad una vita da ricchi, ad una vita agiata, anche perché, ripeto, c'è il nostro Peppino che fa di lavoro quello che vi ho detto poco fa, c'è la nostra Antonia che lavora in questo autosalone, ci sono i bambini che si occupano di fare i fiori, insomma, per i funerali, si occupano veramente di tanti lavori, ma sono indebitati da morire, veramente hanno milioni di debiti in giro per la città. Quindi il loro sogno è quello di vincere tutti i soldi a questa signora, che invece puntualmente ogni anno torna a Roma e non fa cambiare la situazione, perché vince sempre lei. Il film è veramente splendido, perché riesce a far divertire ma allo stesso tempo te ridi per la tragedia, cioè c'è una tragicomicità in questo film. Te, spettatore, ti diverti nel vedere i nostri due protagonisti insomma in queste carrellate di scene in cui giocano a scopone scientifico con la nostra protagonista e con il suo compagno. Ogni volta te sei lì che pendi dalle labbra di Peppino, che cerchi di capire se possa vincere oppure no, te ovviamente tifi per i protagonisti, e poi ogni volta ti ritrovi a ridere però amaramente di fronte alle situazioni che si creano, anche alla sfiga che hanno i nostri protagonisti. La situazione si sviluppa sempre di più, con ovviamente intanto i sogni, le illusioni che vanno a materializzarsi, perché come insomma sottofondo di questo grande film ci sono le speranze, la speranza di Peppino di vincere e di poter tirar via dalla strada la sorella prostituta per pagare il pappone che ricatta la famiglia, la speranza di poter comprare
tutta l'azienda del marocchino per cui il nostro Peppino faceva lavori e mettersi proprio in proprio, la speranza di poter portare la figlia in Svizzera perché ha un problema a una gamba per farla operare e più che altro la speranza di regalare una vita agiata a tutta la famiglia. Quindi è un film che in sottofondo è molto amaro, come proprio la commedia all'italiana ci insegna. È un film con tanti spunti neorealistici, come è degno, insomma, nella commedia all'italiana, però come è giusto nella commedia all'italiana, ma allo stesso tempo è un film anche fiabesco, no? Con questa signora anziana interpretata da Bette Davis, con questa signora anziana che vive in questo castello che si palesa un po' come una fata dei cartoni animati, ma che in realtà poi si trasforma in una strega, quindi ha un che anche molto di fiabesco e questa cosa mi piace da morire. I bambini sono fondamentali, come ovviamente in tutti i film del maestro Luigi Comencini, e la situazione poi si svilupperà sempre di più fino ad arrivare ad una situazione, ad un punto in cui sembra che i nostri protagonisti veramente potessero andare incontro ad un'estrema ricchezza e ad un'estrema fortuna. Io, come dico sempre, da qui in avanti spoilererò, quindi mi immagino e prego che tutti abbiate visto questo film. Nel caso non l'aveste visto e non vorrete avere spoiler, chiudetelo perché ora spoilererò. Ci troveremo poi di fronte a quella situazione in cui sarà lampante che i ricchi, comunque, vada bene o vada male, abbiano sempre il potere, perché il film proprio ci insegna che è inutile per i poveri mettersi testa a testa con i ricchi, perché tanto i ricchi, non avendo niente da perdere, se ne approfitteranno dei poveri. La situazione ce lo dimostra quando i nostri protagonisti cominceranno a vincere. Si parte da 1 milione, si gioca al raddoppio, 2 milioni, si arriva fino a 7 milioni e poi si va oltre. I nostri protagonisti arrivano a guadagnare più di 220 milioni. Qual è il problema? È che la vecchia, seppur stia male, seppur sia quasi morta, si rifiuta di smettere, vuol continuare a giocare fino a che, insomma, non si riprende tutto. Quindi, giocando sempre al raddoppio, basta che una volta i nostri protagonisti vadano a perdere e la vecchia riprenderebbe tutto smettendo di giocare. Quindi anche queste partite annuali alla fine servono e non servono, perché come passatempo per la signora sono ovviamente sensazionali queste partite, ma come tornaconto economico per i nostri protagonisti sono negativissime queste partite, perché tanto possono anche vincere i milioni, arrivare anche al miliardo. Ma la signora, avendo un patrimonio inestimabile di svariati miliardi, è ovvio che giocherebbe sempre al rilancio. Vincono 1 miliardo? Bene, la signora lo gioca tutto subito. Per una volta perdano? Bene, la signora si riprende tutto. Quindi il film ci insegna anche quanto sia impossibile mettersi contro i ricchi, mettersi contro i padroni che sempre schiacceranno i poveri e i bisognosi, perché i poveri e i bisognosi hanno tutto da perdere, mentre i ricchi non hanno niente da perdere, cioè le metafore di questo film, insomma, l'aspetto anche di critica feroce che emana questo film è importantissimo. Il film ha 1000 sottotesti importanti, ovviamente da osservare e da studiare. È ovvio che non è un film da vedere solo per il sacro gusto di divertirsi e di dire mamma mia come sono sciagurati questi due protagonisti che perdono sempre. È un film che fa riflettere, che assolutamente può regalare sorrisi, ma che regala anche tanta amarezza, perché il sorriso dello spettatore è scaturito dalla tragedia immane che si sta verificando. Con tutta la folla nel paese, in primis il dottore interpretato da un grande Mario Carotenuto, che è sempre lì fissa al telefono per aspettare le notizie, per aspettare e per illudersi che con i soldi vinti anche tutto il paese possa insomma vivere una vita agiata, perché tutti si immaginano ok, ci daranno una parte anche a noi, una a noi, fino ad arrivare a scommettere, perché poi anche il popolo deciderà di scommettere, il paese deciderà di scommettere, il paese povero scommetterà nel momento in cui Righetto, interpretato da un grande Domenico Modugno, prenderà il posto del nostro Peppino dopo che hanno perso tutti i soldi, perché arrivati a quasi 1 miliardo, giocando al rilancio perdono tutto, come ho già detto, perché è impossibile, prima o poi si perde per forza. E allora si decide di chiamare Righetto il Baro, con la consapevolezza che tanto avrebbe vinto, e tutti scommettono su di lui mettendo una parte di soldi per arrivare tipo ad 1 milione qualcosa. Tutti mettono una parte di soldi. E quindi Righetto va con la nostra Antonia a giocare contro la signora, che ormai dal malore si era ripresa perché aveva ripreso tutti i soldi.
Alla fine il nostro Peppino deciderà di suicidarsi, vuole compiere l'insano gesto perché si sente inutile, perché si sente inferiore a Righetto, ma proprio mentre si sta per buttare vede che già, insomma, lì, che già lì nel Tevere stava galleggiando il nostro Righetto, che si era buttato proprio perché anche lui, baro di professione, aveva perso completamente tutto. Aveva perso tutto e perdendo tutto, ovviamente, ci aveva rimesso nuovamente anche il nostro Peppino e ci aveva rimesso anche la nostra Antonia. E quindi subito a corsa da Antonia, intanto la popolazione è in fermento, hanno addirittura accoltellato il dottore perché, insomma, tutti credevano in Righetto, il dottore aveva raccolto i soldi perché si fidavano, insomma, di lui, e insomma niente, è andato come doveva andare. Con questo finale ancora più amaro, in cui i nostri due protagonisti sì, ritroveranno l'amore, che è la cosa poi che fa vincere, insomma, che fa vincere qualsiasi cosa. Se c'è l'amore c'è tutto, però allo stesso tempo i nostri due protagonisti, seppur si ritrovino, dovranno portare i soldi che si erano giocati alla nostra signora statunitense ormai in partenza, e quindi vanno alla stazione, vanno all'aeroporto insieme anche ai figli, e arrivando all'aeroporto loro sono convinti che la signora non voglia prendere i soldi dei nostri protagonisti, perché solitamente era sempre lei a dare il milioncino, e le poche volte in cui finiva il milione e quindi ci mettevano qualcosa di tasca propria, la signora non e le poche volte che finivano il milione, scusate, la signora dava dei soldi in più, solitamente non li richiedeva mai. Però ovviamente loro sono educati, loro vogliono, insomma, fino alla fine dimostrarsi leali, portano questi soldi, ed infatti la signora all'inizio non li vuole, però poi dice: giochiamoceli a carte, chi pesca la carta più alta? E allora Alberto sorride: ah, donna, donna! E poi lei tira su, ha preso il re. Quindi la sfortuna fino alla fine segue i nostri protagonisti. Loro, ovviamente, per farsi dare questo prestito, perché ormai erano rimasti in mutande, avevano ipotecato la casa, quindi ora non hanno più nemmeno quella. La situazione è più tragica del previsto. Ed ecco che il film, come nel miglior film della commedia all'italiana che si rispetti, termina con questa vena ancora più amara, per cui la signora saluta tutti e ovviamente dà appuntamento all'anno successivo, ma la figlia Carlotta, se non sbaglio si chiamasse, sì, dice: guardi signora, questo è un mazzo di fiori che ho preso per lei, e questo è un pezzo di torta che ho fatto personalmente con le mie mani per lei, lo mangi durante il viaggio. E la signora lo prende, saluta la bambina dicendo anche: che occhi strani che hai, e poi se ne va. E il film finisce con questa ripresa poi dell'aereo che vola, se non fosse che pochi istanti prima sentiamo i bambini parlare. E sentiamo la bambina Carlotta che dice di aver messo tutta la scatola di veleno per topi dentro questa fetta di torta. E quindi c'è stata la vendetta, la vendetta. La signora si è dimostrata la strega di turno, quella che inizialmente sembrava una fata e poi in realtà si è dimostrata una strega. Ed ora avrà pane per i suoi denti, anzi avrà torte per i suoi denti. Perché quell'azione così, così, insomma, che passava in solitario nel momento in cui, che passava un po' così, non ci facevi caso, che passava e te non ci facevi neanche caso all'inizio del film, quando la bambina va a comprare la pasta e il pane, poi chiede: mi dà anche una scatola di veleno per topi? Te non vai a pensare che poi quella scatola l'avrebbe usata per avvelenare la statunitense. Te pensi veramente che ci siano dei topi da uccidere. E invece poi alla fine, già quando fa la torta e ci versa qualcosa, capisci che forse le cose non vanno per il verso giusto. E poi c'è questo finale amarissimo in cui sicuramente la vecchia addenterà questa torta sull'aeroplano e andrà incontro alla morte. Quindi c'è la vendetta della bambina dagli occhi diabolici. Questo è un finale veramente spiazzante, un finale, come dico sempre, che oggi non siamo abituati a vedere nelle commedie. Era la commedia all'italiana di un tempo, una commedia che veramente aveva tanto da dire. Si parlava di sogni, di speranze, di illusioni. Andate poi a farsi benedire, si può sognare di avere una vita evata, di una vita migliore del solito, ma poi si resta sempre quelli che siamo. Alla fine i nostri protagonisti manterranno la loro vita, anzi ancor peggio di prima, perché hanno perso tutto.
Quindi che posso dire? È un film assolutamente da vedere e rivedere, io me lo sono visto più volte, è un capolavoro assoluto della commedia, con una sceneggiatura di Rodolfo Sonego, e sempre anche con un soggetto di Rodolfo Sonego, il dramma e la commedia vanno ad abbracciarsi insieme nel migliore dei modi, l'aspetto neorealistico è fondamentale, come è fondamentale anche l'aspetto fiabesco. Insomma, guardatelo perché vi regalerà emozioni, divertimento, ma vi regalerà anche tristezza. E insomma, è la commedia all'italiana perfetta, lo scopone scientifico, un grandissimo capolavoro. Con un Alberto Sordi, sempre bravissimo, che interpreta questo uomo con una insomma vena molto malinconica. Alberto Sordi non è solo in grado di interpretare grandi comici, grandi personaggi divertenti, ma anche personaggi insomma drammatici. Le musiche sono di Piero Piccioni e sono bellissime, perché accompagnano ogni momento amaro e non, e che dire, guardatelo assolutamente perché vi farà capire tante cose. Lo scontro generazionale, lo scontro tra poveri e ricchi, tra potenti e poveri, insomma, lo scopone scientifico è veramente un grandissimo film e io ne volevo parlare assolutamente in questo terzo capitolo. Vediamo di cosa parlerò nel quarto, ancora non lo so, siamo passati dagli anni 59, gli anni 60, ora agli anni 72, insomma. Recuperate gli episodi precedenti, io vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao Albertone, ciao!